Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una bella donna che non dimostra affatto i suoi 72 anni scompare misteriosamente e improvvisamente dalla sua casa. Il marito, un uomo di 75 anni, soprannominato il Galletto di Sant'Antonio, non dice la verità. Oggi vi racconto la storia di Mariella Cimò. Mariella e Salvatore si conoscono nel 1968. Lui si presenta con una spider rossa e dei modi estremamente gentili. Mariella ne è subito affascinata e tra loro scatta immediatamente la passione. Ma chi sono Mariella e Salvatore? Maria Francesca Cimò, detta affettuosamente Mariella, è nata a Palermo il 4 febbraio del 1939 da una famiglia benestante ed è la terza di tre figli. Negli anni 50 la famiglia Cimò si trasferisce a Catania, dove il padre gestisce un grosso distributore di benzina. Mariella è una ragazza romantica. E quando ha più o meno 17 anni si innamora di un uomo di 30 anni più grande, che poi si rivelerà essere sposato con figli. La famiglia si oppone con forza a questa relazione e la madre, temendo che Mariella possa rimanere incinta, la fa operare, le fa legare le tube, inconsapevole del fatto che quell'intervento può condurre alla sterilità. Poco tempo dopo quell'intervento, la relazione tra Mariella e quell'uomo sposato si conclude e il padre, convinto che la figlia non si sposerà più, per tutelare il suo futuro, decide di intestarle degli appartamenti di loro proprietà a Catania. E qui Mariella stupisce tutti con la sua capacità imprenditoriale. Mariella trasforma in oro tutto quello che tocca. È una donna forte, determinata e in gamba. Salvatore è nato a Catania nel 1936 da una famiglia di agricoltori, ma lui non ha mai lavorato nei campi. Ha trovato lavoro come impiegato presso le Ferrovie dello Stato ed è riconosciuto come un uomo colto, dall'eloquio affascinante e una persona particolarmente intelligente. Quando conosce Mariella, Salvatore ha un matrimonio alle spalle che non ha retto al dolore per la morte di un figlio molto piccolo. Mariella e Salvatore purtroppo non hanno figli, anche se Mariella li desiderava tantissimo, e questo proprio a causa di quell'intervento a cui era stata sottoposta quando era ragazza. Mariella è una donna buona, generosa, empatica e riversa tutto il suo amore sui suoi animali. Una cinquantina tra cani e gatti, a cui dedica la maggior parte della sua giornata nella sua villa vicino a San Gregorio di Catania, dove vive col marito, con Salvatore. Mariella ha un rapporto molto stretto anche con i suoi nipoti, che non hanno mai smesso di cercarla quando è scomparsa nel nulla. Mariella è una donna sensibile ed empatica, che ha sempre aiutato chiunque ne avesse bisogno. Aveva adottato due bambini a distanza dall'Uganda e voleva provvedere a loro fino a quando avrebbero completato gli studi. Inoltre era una donna devota e aiutava diverse missioni in Africa che si prendevano cura dei bambini più bisognosi. Mariella e Salvatore sono sposati da 40 anni, 40 anni in cui Salvatore vive all'ombra della moglie. La donna infatti ha una personalità dominante, è lei che gestisce il patrimonio familiare e Salvatore ha un ruolo complementare e subordinato. Le cose nel matrimonio tra Mariella e Turi, come lei chiamava affettuosamente Salvatore, cambiano quando la donna decide di acquistare un autolavaggio self-service ad ACI di Sant'Antonio. Da quel momento Salvatore smetterà di vivere all'ombra di sua moglie. Salvatore gestiva quell'autolavaggio che col tempo era diventata un'alcova, il luogo dove l'uomo, che è già entrato nella terza età perché aveva 70 anni, consuma svariate relazioni extraconiugali. L'uomo è convinto di essere ancora affascinante e sensuale, quasi
quando in realtà le donne che si approcciano a lui lo fanno per avere dei favori o per poter lavorare all'interno dell'autolavaggio. Tra le tante donne c'è anche Pia Grasso, che lavorava in quell'autolavaggio. Salvatore arriverà a chiedere a Mariella di assumerla a casa per fare le pulizie. Mariella si rifiuterà categoricamente. La donna infatti era estremamente gelosa della sua casa e non voleva che nessuno si sostituisse a lei nelle faccende domestiche. Dopo tanti anni in cui a Mariella a esercitare il potere all'interno della coppia, adesso è Salvatore ad avere quell'ascendente nelle relazioni con le altre donne e questa cosa appaga inverosimilmente il suo ego. Salvatore si vanta delle proprie imprese sessuali con gli altri uomini del paese. In questo modo va a ledere la dignità di donna di Mariella, la scredita agli occhi della comunità. E questo solo per poter appagare il proprio ego, per apparire agli occhi della comunità come un uomo potente e maschile. Tutti ad Aci Sant'Antonio sono al corrente del comportamento di Salvatore, tanto che l'uomo viene soprannominato il Galletto di Sant'Antonio. Salvatore ha la presunzione di poter avere relazioni extraconiugali senza che Mariella se ne accorga. Ma la donna, a cui di certo non manca l'arguzia e l'intelligenza, si accorge subito del cambiamento nei comportamenti del marito e afferra al volo la situazione, capisce cosa sta succedendo. La donna inizialmente tempesta Salvatore di telefonate e si presenta all'improvviso all'autolavaggio. È per questo motivo che dopo 40 anni di matrimonio, in quella relazione così longeva, cominciano a nascere discussioni di verbi, a causa di quell'autolavaggio e del comportamento di Salvatore. Mariella non è la donna che accetta quel tipo di situazione in silenzio e prende la decisione di vendere quell'autolavaggio, nonostante sia un'attività estremamente redditizia. Gli accordi che avevamo già preso, perché noi eravamo d'accordo per chiudere l'autolavaggio, questo qui lo... Era fissata che questa era una distrazione per me, quindi fomentata anche da qualcuno interessato. Infatti negli ultimi tempi venivo qua e facevo dei blitz proprio di sorpresa, cercavo di sorprendermi, perché, ma non c'erano questi presupposti. Anche se c'era stata qualche distrazione, certamente non sono uno sprovveduto, non mi sarei fatto sorprendere da mia moglie, questo è chiaro. Dopo 40 anni magari ti può andare a vedere qualche cosa di diverso, assaggiare qualcosa di diverso. Diceva Chevalier, diceva che l'adulterio santifica il matrimonio, quindi non erano peccati grossi. Se qualcosa lo facevo bene. Mariella scompare dalla sua villa a San Gregorio, in provincia di Catania, il 25 agosto 2011. Da quel giorno Mariella non è più stata trovata. La donna è uscita di casa senza effetti personali, non ha portato con sé il cellulare, la sua auto e soprattutto i suoi amatissimi animali. Salvatore sostiene che la donna è uscita di casa solo con della biancheria intima e 40.000 euro in contanti. Quello che non sa Salvatore è che la villa di fronte alla sua ha una videocamera di sorveglianza che è puntata proprio sul cancello della sua abitazione. Quella videocamera riprenderà Mariella e Salvatore rientrare a casa il giorno precedente, il 24 agosto, ma non riprenderà mai Mariella uscire da quella casa. Invece, quella videocamera riprende Salvatore il 25 agosto, tutto indaffarato a trasportare in casa una grossa tinozza. L'uomo ha denunciato la scomparsa di Mariella solo il 5 settembre e solo dopo numerosi solleciti da parte dei familiari della moglie, soprattutto dopo i solleciti da parte dei nipoti. L'uomo giustificherà il ritardo con cui ha denunciato la scomparsa della moglie con il rispetto che aveva verso il suo riserbo.
Salvatore racconterà che era convinto che la donna fosse andata nella loro villa di Pozzillo e sostiene di essere andato anche là a cercarla, ma di non aver trovato alcuna traccia del suo passaggio. Salvatore dichiara che i due, quel 25 agosto, avevano avuto un'animata discussione proprio relativa alla vendita dell'autolavaggio. L'uomo racconta di essersi arrabbiato, di essere uscito di casa per rientrare solo alle 20 e di non aver ritrovato la moglie al suo rientro. La ricostruzione e le scuse di Salvatore non convincono gli inquirenti, che hanno ben altri riscontri, e lo mettono subito sotto intercettazione. Il comportamento di Salvatore nei giorni successivi alla scomparsa della moglie non faranno altro che aumentare quei sospetti. Innanzitutto Salvatore, che a questo punto ha 75 anni, ha un'intensissima vita sessuale e diversi amanti. Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Qualche peccatuccio anche io l'ho fatto. Come penso... Anche di recente? Né prima né dopo, cioè, non è il problema, non è temporale, non è che, cioè, dire, non incide la temporalità, diciamo, o la contiguità del peccato. Mia moglie è stata sempre gelosa ed è costituzionalmente gelosa, anche senza motivo. Che già bastava, uno sguardo, magari una donna, tu quando sei con me non te lo puoi permettere questo. Non me lo consentivo, dico, è anche giusto, è anche legittimo, cioè, né io gli ho dato motivo, mi creda, un motivo diretto non gliel'ho mai dato, ma siccome in tutti gli ultimi fatti di cronaca ci sono stati, c'è sempre quel terzo angolo che si ritiene abbia determinato l'evento, allora sta cercando di creare anche qui questo, perché siccome manca il movente, allora c'è le donne, non ne sono state donne. Le donne sono nelle carte, cioè di coppe, d'oro, di mazzi, di spade. Il 30 agosto Salvatore contatta Alfio, un factotum, un tuttofare che aveva fatto già diversi lavoretti in villa, e gli chiede di smantellare tutte le cucce dei cani di Mariella, degli amatissimi cani di Mariella. E infatti Alfio rimane esterrefatto davanti a quella richiesta, perché sa benissimo quanto Mariella amasse i suoi cani, tanti dei quali erano vecchi e malati e infatti non sono sopravvissuti all'assenza di Mariella. Gli inquirenti sono convinti che Salvatore abbia fatto quell'operazione perché era ben consapevole del fatto che la moglie non sarebbe più rientrata, anche perché altrimenti non ne avrebbe mai avuto il coraggio. Perché è che pensa che io dopo una vita di lavoro, io ancora lavoro, prima che mi rimango non voglio la casa, chi è niente. Il 28 settembre Pina Grasso viene assunta da Salvatore per fare le pulizie all'interno della villa. La donna dunque entra nella casa di Mariella e si appropria anche di diversi vestiti della donna, altro forte segnale che Salvatore era ben consapevole del fatto che la moglie non sarebbe più rientrata nella sua abitazione. Il 12 ottobre la procura di Catania apre un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti. Vengono posti sotto sequestro la villa di San Gregorio, la villa di Postillo e quell'autolavaggio di cui Mariella si voleva sbarazzare, al contrario di Salvatore. Mentre sono in corso le indagini del RIS, viene appurato che dalla villa di San Gregorio mancano 40.000 euro in contanti. Inizialmente, per la scomparsa di Mariella, gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell'allontanamento volontaria, che però è risultata subito essere inverosimile. La donna non ha lasciato la villa passando dal cancello ed è altamente improbabile che l'abbia fatto scavalcando la recinzione, come vuol far credere Salvatore. Mariella infatti non si separava mai dal suo tacco 12 e inoltre nell'ultimo periodo soffriva di dolori alle gambe. Successivamente, il 19 ottobre 2011, Salvatore di Grazia è iscritto nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere. È da questo momento che Mariella non viene più cercata in vita. Ora si cerca il suo corpo. Durante i primi rilievi effettuati con il Luminol nella villa di Sant'Antonio non è emersa alcuna traccia di sangue.
Ora si procede a fare le ricerche con il georadar, alla ricerca di resti. Ma anche queste ricerche purtroppo non portano a nulla. Il 26 novembre 2012 Salvatore Di Grazia viene arrestato con l'accusa di aver ucciso sua moglie e di averne occultato il cadavere. Sulla base dell'arresto ci sono elementi indiziari e soprattutto il contrasto tra quanto da lui dichiarato e tra gli elementi oggettivi raccolti, come ad esempio le immagini della videocamera di sorveglianza, i tabulati telefonici, gli acquisti effettuati dopo la scomparsa di Mariella e soprattutto dopo aver ritrovato all'interno dell'autolavaggio le buste che contenevano i contanti che Salvatore sostiene che Mariella avesse portato via con sé. Secondo la procura, inoltre, Di Grazia avrebbe messo in atto comportamenti atti a sviare le indagini e soprattutto avrebbe avuto a disposizione una grossa cifra economica dopo il 25 agosto, nonostante avesse sostenuto che la moglie aveva portato via da casa tutti i contanti. Salvatore Di Grazia è stato processato con rito abbreviato e il 7 aprile del 2017 la Corte d'Assise di Catania lo ha riconosciuto colpevole dell'omicidio di sua moglie e dell'occultamento del cadavere. L'uomo, che all'epoca aveva 81 anni, è stato condannato a 25 anni di reclusione. Il PM aveva chiesto per lui l'ergastolo. Il movente di quell'omicidio è quel maledetto autolavaggio self-service ad Aci di Sant'Antonio, di proprietà di Mariella, che la donna era decisa a chiudere, a differenza di Salvatore. L'8 luglio 2019 la terza corte d'assise d'appello conferma la condanna di Salvatore Di Grazia per l'omicidio e l'occultamento del corpo di Mariella Cimò a 25 anni di reclusione. Gli avvocati di Salvatore hanno presentato ricorso alla sentenza d'appello, che però è stata respinta il 23 ottobre del 2023 dalla Corte di Cassazione. Diventa così definitiva la sua condanna a 25 anni di reclusione. L'uomo nel 2020 aveva 84 anni. Il corpo di Mariella a tutt'oggi non è ancora stato ritrovato e Salvatore Di Grazia si è sempre professato innocente. Mariella era una donna buona, generosa, forte e indipendente, molto amata dai suoi familiari, soprattutto dai nipoti con i quali aveva stretto un legame profondo e che non hanno mai smesso di cercarla e che purtroppo però non hanno potuto darle una degna sepoltura, non hanno potuto darle un ultimo addio e non hanno una tomba da andare a trovare. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e soprattutto vi invito a attivare tutte le notifiche perché spesso nella sezione della community inserisco gli aggiornamenti sui casi. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!